di Massimo Finizio, esperto di sport e associazionismo sportivo, che è in collegamento. Saluto Massimo Finizio, che interviene quindi accompagnato in presenza di Lucia Conte, responsabile del settore femminile del Cosenza Calcio, ringraziandolo per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso in merito alla trasmissione sulla web TV Camera dei Deputati. Sì, pronto, buongiorno, sì, certo, eccoci, buongiorno. Confermo. Buongiorno. Non so se mi sentite. Sì, allora le cedo la parola e le ricordo che l'intervento può avere una durata massima di 5 minuti, purtroppo abbiamo i tempi un po' contingentati, quindi grazie e prego. Può iniziare. Sì, salve. Prima di iniziare, appunto, volevo ringraziare voi per l'invito e logicamente il presidente Mollicone e soprattutto l'onorevole Mauro Baruto e tutti quanti anche gli altri partecipanti e componenti della commissione. Allora, ci tenevo prima di iniziare di fare un abbraccio a tutte quante le persone vittime degli attentati. Ieri c'erano i 41 anni dell'attentato qui a Roma e io ero presente quel giorno, proprio in quel posto, per cui sono anche particolarmente colpito e commosso anche da queste situazioni che ricordo molto, molto bene. Iniziamo subito invece la situazione sportiva. E nelle mie esperienze c'è un altro attentato o un'altra situazione che si è verificata sempre a Roma nell'ambito sportivo con dei razzi, guardate a caso, si parla sempre di queste cose, che partirono da una curva per andare a colpire degli altri tifosi. Queste situazioni non le dobbiamo più vedere. Le continuiamo però a vedere negli sport italiani, specialmente sulle autostrade e anche in altre zone, spesso anche dentro gli stadi. Il nostro progetto e la nostra idea è quella di portare o riportare in Italia l'associazionismo sportivo, dato che l'azionariato popolare già esiste. L'azionariato popolare, come dice un amico mio, è la partecipazione al capitale. Il capitale non ha mai segnato un gol, non ha mai fatto una schiacciata nella pallavolo né ha tirato un canestro da 3 punti nel basket. L'associazionismo sportivo è sempre esistito in Italia ed è stato chiuso alcuni anni fa, come ricordava l'avvocato Romiti, negli anni 70 e negli anni 81, per poi mandare una professionalizzazione dello sport. E, Mauro, uno sportivo come il sottoscritto, mi ha chiesto di partecipare e ho risposto logicamente sì, per far capire non solo a Mauro, ma tutti quanti i componenti della Commissione, egregio Presidente soprattutto a lei e a tutti quanti, che l'associazionismo sportivo riporta la partecipazione popolare, è l'unico via per mandare avanti e far risorgere lo sport italiano. La partecipazione di sport è presente in tutto quanto il mondo. L'unica eccezione alla pecora nera, guardate il caso, è proprio l'Italia, che si è buttata in questo azionariato popolare e non riesce a portare avanti a nulla. L'associazionismo, come dicevo, è presente in tutto il mondo. Abbiamo ricevuto adesso la responsabilità di organizzare gli europei del 32 insieme alla Turchia. La Turchia è organizzata come associazionismo sportivo. Il Fenerbahce ha oltre 100.000 soci. E partecipano e praticano sport in tutti i settori. Noi invece ci siamo focalizzati soltanto sulle SRL e le SPA e questo è il problema. Rifar partire l'associazionismo sportivo, io ho presentato la settimana scorsa una documentazione, sono stato da voi, vuol dire far ripartire lo sport di base. Questa qui è la prima situazione. La prima, far ripartire lo sport dal basso, far partecipare le persone sia attivamente che passivamente, come succede appunto nel Nord Europa, ma anche in Argentina, il Boca Juniors, il Palmeiras, che voi sapete tutti quanti, sono grandissime società,
ma sono società sportive. Lo era anche l'Associazione Sportiva Roma quando praticava sport, aveva appunto il titolo di AS, oggi è un SPA. Tra l'altro fa anche prende delle sponsorizzazioni da paesi terzi. E il bello di questo associazionismo è proprio come noi l'abbiamo descritto, è molto nazionalista. Quello tedesco è assolutamente nazionalista perché non ci sono entrate nella partecipazione di terzi, ma rimane radicato nella struttura, storia tedesca. E, è molto socialista, è molto partecipativo perché, come per esempio vediamo nel San Paoli, il San Paoli è campione di Germania di calcio non vedenti, è campione di Germania per quanto riguarda il rugby. Ci sono dozzine di squadre nella pallamano e nel calcio. Questo è quello che manca. Facendo ripartire questa situazione, come lo era anche in Italia, vuol dire far ripartire anche l'economia, far partire la partecipazione, rendere responsabili le persone, i tifosi e tutti quanti, come viene fatto in tutto il mondo. Solo noi abbiamo il problema. Penso di aver brevemente spiegato un pochettino la situazione. L'ultimo discorso vorrei farlo e ringraziare soprattutto un articolo che ha fatto Mauro Berruto, a cui tengo particolarmente perché tra sportivi ci si intende. Il 21 di settembre ha scritto appunto il trionfo dello sport in Costituzione. I complimenti va a tutto il Parlamento perché tutti quanti votarono per lo sport in Costituzione. Adesso siete voi chiamati di questa commissione a rifar partire lo sport. Voi avete la responsabilità di riportare l'associazionismo come lo era anni fa. Grazie, dottor Fenizio. Prego. Grazie. Allora, facciamo anche un breve intervento di Lucia Conte, perché dopo abbiamo anche il comitato dei nove, quindi purtroppo le tempistiche sono ristrette. Avevamo previsto 5 minuti in due, però ecco, cerchiamo di essere brevi. Salve, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la Commissione per avermi invitata e il Presidente Finizio. Per quanto riguarda il mio intervento si basa più che altro sull'esperienza anche personale vissuta nel mondo dello sport. In Italia lo sappiamo che da sempre esiste l'azionariato popolare, perché chiunque ormai, soprattutto in questo periodo, dopo la legge dell'81, può acquistare delle quote delle squadre. In questo modo però il socio, l'azionista, non viene visto come parte integrante del programma, ma viene visto semplicemente come un cliente passivo, come uno spettatore. Se invece si riparte dal modello tedesco, che vede il socio, l'individuo, come perno portante intorno al quale si muove e si sviluppa lo sport, si può arrivare a pensare di creare un movimento che riesca a coinvolgere non solamente le società, ma anche le intere comunità, e in questo modo si potrebbe riportare la gente non solo allo stadio, ma proprio a fare sport. Perché, seguendo la logica del modello tedesco, esistono due tipi di soci: i soci attivi, che sono coloro che praticano direttamente lo sport, e i soci passivi, che non possono o non vogliono praticare sport, ma contribuiscono alla vita dell'associazione sportiva, o con un contributo economico, o comunque attraverso la partecipazione alla vita quotidiana del club, dedicandosi soprattutto a quelli che sono i settori giovanili. Perché, come sappiamo, nel mondo italiano in questo momento un tema delicatissimo è quello dello sport tra i giovani, la dispersione sportiva. In questo modo, affiancando alle società già esistenti, ai club importanti, perché sarebbe assurdo pensare di poter sradicare un modello culturale esistente ormai da anni in Italia. Pensando invece di affiancare al modello italiano il modello tedesco, si può pensare di creare piano piano una rivoluzione che non deve essere solo sportiva, ma può essere anche culturale ed anche economica. Perché utilizzando una redistribuzione degli utili delle associazioni sportive attraverso il finanziamento interno da parte dei soci, si potrebbe utilizzare questi fondi per andare a finanziare quelle che sono le
diciamo, i compartimenti definiti secondari dal mondo dello sport in questo momento in Italia, i settori giovanili o comunque degli sport che vengono considerati minori, perché il sistema elitario italiano dello sport porta a considerare degli sport più importanti rispetto ad altri, lasciando gli altri indietro. Invece, con l'associazionismo sulla logica del modello tedesco, anche la rifondazione delle polisportive aiuterebbe a fare in modo che ci sia una minore dispersione sportiva e sotto un'unica bandiera, sotto un unico club, ci si potrebbe tesserare in più sport, in maniera tale che anche che chiunque possa iniziare a praticare dello sport, anche iniziando dal calcio, magari poi piano piano all'interno della stessa società ci si rende conto di quale sia la vera vocazione. E in questo modo si aiuterebbe a riavvicinare la gente allo sport. Per quanto riguarda questo riavvicinamento della comunità attraverso lo sport, mira anche ad avvicinare, a condurre uno stile di vita sano. In questo modo adottare strategie che portino a un aumento della diffusione dell'attività fisica diviene così anche un obiettivo che coinvolge non solo la sfera sportiva ma anche quella economica in termini di costi per la sanità pubblica, perché più gente pratica sport migliore è lo stile di vita dei cittadini. Grazie. Bene, grazie dell'intervento. Adesso dobbiamo sospendere le audizioni? No, perché dobbiamo iniziare il comitato dei nove, che abbiamo l'aula e quindi le domande le dobbiamo posticipare, insomma, un altro momento, perché ecco, ci sono i tempi di aula e dobbiamo chiudere il...
Ah, possiamo anche riprendere le audizioni, così facciamo quella domanda. Prego, dottoressa. Possiamo riprendere le audizioni della proposta di iniziativa dell'onorevole Molinari, così le terminiamo. Dovrebbe riprendere a momenti proprio. Allora, c'è l'onorevole Amorese che voleva fare un quesito proprio sulla proposta di legge in esame. Vado? Sì, prego. Sono stato stimolato da entrambi gli interventi e credo che il modello tedesco sia importante, da quantomeno da conoscere intanto in Italia e da dibattere. C'è un tema a proposito del modello tedesco interessante su cui stiamo producendo, come annunciato nell'ultimo ufficio di presidenza, una risoluzione, che è quella del caro biglietti, nel senso che quantomeno in Germania nei settori popolari si è attuata una giusta ed intelligente politica di tenere basso il caro, cioè, quindi i biglietti nei settori popolari sono molto popolari, rimasti popolari. Infatti l'avvicinamento dei giovani al mondo del calcio è molto più alto che in Italia ormai. Questo avviene ormai dagli anni 90 in poi, però è attualissimo. Ecco, quello che le volevo chiedere, però, sulla PDL di cui noi dobbiamo parlare in questa audizione, se condivide il fatto che la partecipazione alla gestione delle società sportive da parte quindi del nazionale popolare eccetera può intervenire anche negli ambiti come il caro biglietti. Anche l'onorevole Berruto, prego. Sì, grazie, ringrazio anch'io il dottor Finizio, dottoressa Conte. Onestamente il modello tedesco è probabilmente quello più rodato da questo punto di vista, è quello che funziona in effetti meglio, però come la stessa dottoressa Conte sottolineava, in questo momento è difficilmente immaginabile di arrivare almeno subito lì. Quindi rispetto al tema specifico dell'audizione, perché credo di poter parlare un po' a nome di tutti i gruppi, anche in maniera molto trasversale, questo tema è recepito insomma in maniera omogenea, l'idea di un allargamento alla partecipazione popolare mi sembra condiviso, quindi possiamo fare un passo in avanti, ecco, diciamo così. Non possiamo ancora arrivare al modello tedesco probabilmente adesso, però possiamo fare un passo in quella direzione. Quindi rispetto alla proposta Molinari, se voi poteste darci una indicazione di una cosa che potrebbe migliorare quella proposta in quella direzione. Io ho accolto, e sarà tema già di alcuni miei emendamenti, due grandi sollecitazioni che sono arrivate, che sono quella della, diciamo così, della lotta al drop out, all'abbandono sportivo, e della vocazione polisportiva. Quindi condivido entrambe queste aperture che lei ha sottolineato. Però ecco, se ci potete dare dal vostro punto di vista, immaginando quel modello lì, una cosa che possa migliorare la proposta di legge e accelerarla verso quella direzione. Grazie onorevole Berruto. Chi vuole rispondere? Il dottor Finizio ha sentito? Sì, io ero andato via, poi mi hanno detto di riconnettermi perché avevo capito che la commissione era stata chiusa. Sospese per il comitato dei nove e poi dopo, ecco, abbiamo ripreso. Ho capito, sono rientrato. Sì, ho preso l'ultima parte di Mauro, sì. E guarda, allora rispondo velocemente. Ho parlato l'altro giorno con il Sud Tirolo. Il Sud Tirolo è già un'associazione sportiva, e per cui voi dovete soltanto affiancare questo modello, il modello, chiamiamolo polisportivo, associazionistico, come lo volete voi, è la stessa cosa, e affiancarlo a quello, lo status quo che c'è già adesso. Quello che c'è oggi è già azionariato popolare. Se voi uscite dalla Camera e andate a prendere le azioni della Lazio, del Milan, della Juventus, e quello lì è l'azionariato popolare che di cui si sta parlando. Per cui una proposta, la proposta dell'onorevole Molinari è praticamente, diciamo, non cambia nulla.
E mentre l'associazionismo sportivo è proprio quello lì che a noi serve ed è già presente in oltre 100 associazioni, dalla serie B alla serie C alla serie D e a scendere. Per cui bisogna soltanto rivalutare queste associazioni, sostenerle e poi soprattutto pubblicizzarle, perché i mass media logicamente parlano soltanto di società per azioni. Bene, grazie. Poi c'era anche l'onorevole Amorese, non so se voleva rispondere lei che aveva sentito il quesito dell'onorevole, se no concludiamo qui. Allora, per quando riguarda il caro dei biglietti negli stadi italiani, basti pensare che proprio l'altro giorno, guardando le campagne di abbonamenti dei grandi club della Bundesliga, ho notato che l'abbonamento in curva del Bayern Monaco, parliamo una delle società più importanti calcisticamente a livello mondiale, con Champions League, campionati, l'abbonamento in curva costa meno dell'abbonamento in curva di tantissimi club e minori italiane, partendo dalla Serie B alla Serie C. Questo ci fa capire come il modello italiano in questo momento sia sbagliato per riuscire ad avvicinare la gente nuovamente allo sport. Bisognerebbe quindi creare queste associazioni sportive che, oltre a far fare sport alle persone, riuscirebbero ad insinuare all'interno di ognuno di noi un senso di appartenenza sempre più forte anche verso il proprio club. Se io gioco a basket, faccio un esempio, se io dovessi giocare a basket all'interno dell'associazione sportiva Cosenza, io poi cosa faccio di conseguenza? La domenica vado allo stadio con tutti gli altri affiliati a vedere le partite. Ed è normale che aumentando anche il numero di spettatori, perché ormai gli stadi italiani sono completamente vuoti. A meno che non si parli dei big match o delle partite di quelle squadre Milan, Juve, Inter, nelle squadre di metà classifica o delle serie minori, gli stadi ormai in Italia sono vuoti. Quindi rendendo partecipe appieno e creando un senso di appartenenza all'interno della comunità, io sono certa che si riuscirebbero a riempire tantissimi stadi. Io parlo magari della mia realtà nel sud Italia, dove comunque Cosenza ha una provincia immensa, è una piccola città ma con una grossa provincia. Se si riuscisse a coinvolgere in maniera attiva l'intera comunità, io sono certa che si riuscirebbe a creare un movimento che diverrebbe anche un volano dal punto di vista turistico ed economico, anche di tutte le città che poi scelgono di avere una squadra, un'associazione sportiva. Quindi è fondamentale il coinvolgimento. Bene, grazie allora per gli interventi e per le repliche. Adesso passiamo alle audizioni di Francesco Ghirelli, presidente onorario dell'Aquila Calcio, e accompagnato da Massimo Barberio, presidente dell'Aquila Calcio, ringraziandolo sempre per aver accolto l'invito della commissione. Quindi penso che è in collegamento il Certo. Presidente Ghirelli, prego. Grazie alla settima commissione parlamentare, anche a nome dell'ingegnere Massimiliano Barberio, Se può che si è anche dovuto ora. attivare il video, se può anche attivare il video. È attivato? Sì, Eccoci, eccoci. ora sì. Bene, bene, sì. Allora, Prego. grazie, starò nei tempi che avete Sì, dato. 5 minuti, Vi grazie. ringrazio anche a nome dell'ingegner Barberio che si è dovuto assentare. Farò una premessa brevissima per andare poi nel merito delle proposte. Il calcio italiano perde 1 miliardo e 400 milioni ogni anno. Sono 2 volte che è fuori dai mondiali, aperta la trattativa dei rinnovi dei diritti TV in Serie A e rischio probabile di arretrare nei ricavi ricevuti dall'ultimo contratto. Vediamo che succede in Premier League. Si sta trattando i diritti TV a partire dal 2028, i ricavi si triplicheranno. Il rapporto tra calcio italiano e quello inglese era 1-7, passerà molto probabilmente a 1-10. In Inghilterra la novità è che i broadcaster esteri che si compreranno i diritti dovranno acquistare anche i diritti delle serie sottostanti. La stessa cosa che era avvenuta nel periodo Covid, i club inglesi avevano dato risorse consistenti a quelle delle leghe consistenti.
sottostanti hanno capito che occorre ragionare a sistema per costruire una filiera per la formazione dei giovani talenti. In Italia non si fa. Se la situazione economica e finanziaria è grave, io credo bisogna entrare nel merito del perché non c'è pubblico, ancor più è l'assenza di giovani. L'attenzione di un giovane sull'evento è 4 secondi e mezzo. Il calcio è fuori dal loro raggio di attenzione. Non possiamo dar loro la riduzione drastica del tempo della partita e nemmeno possiamo loro dare l'interattività. Il calcio rischia di diventare nel medio periodo un'enclave in questa parte del mondo per tifosi dai capelli bianchi, che è una strada per provare a contrastare la situazione. Qui viene la vostra proposta: coniugare l'emozione con nuove forme societarie, lavorare per una nuova casa, nuove infrastrutture sportive che siano il luogo di una nuova centralità urbana. L'azionariato popolare coniuga perfettamente emozione, partecipazione, prossimità, nuovi profili societari che mettano insieme efficienza, efficacia, professionalità, sostenibilità economica ed ambientale. Casa di vetro, la conoscenza favorisce la diminuzione di fenomeni di contestazione e di violenza. Potremmo parlare tantissimo del 92, 1992, che cosa è successo in Germania, ma vado avanti. L'Aquila Calcio 1927, da alcuni anni, per merito primario di due gemelli ultras, è questo, con in più la compenetrazione totale con il progetto di rinascita della città dopo il dramma del terremoto di 15 anni fa. Questo modello è abbastanza simile a quello tedesco. Quest'ultimo ha un profilo societario cooperativo, una forma più duttile e flessibile rispetto all'SPA e all'SRL. Articolo 6, gestione strutture sportive. Se ne è parlato anche prima per alcuni aspetti. Per la ristrutturazione delle stesse vanno individuati strumenti finanziari consistenti che agevolano l'intervento. In questo caso si potrebbe inserire, per chi usufruirà di finanziamenti pubblici, l'obbligo di costruire una polisportiva. Questa forma abbatte la dispersione sportiva di cui si è parlato poco fa, che avviene tra i 12 e i 14 anni. Perché? Perché hanno deciso i genitori e i ragazzi e le ragazze abbandonano. Se fosse un'attività sportiva multidisciplinare, la dispersione sportiva calerebbe nettamente. Inoltre, la polisportiva favorisce i consorziari, i servizi abbattendo i costi, si può arrivare fino ad una governance unitaria della polisportiva, con tutti i benefici anche dal punto di vista dell'associazionismo. Articolo 7. Delega al governo per l'introduzione e agevolazione per la gestione di strutture sportive. Va introdotta una norma finanziaria che riesca ad incidere nell'atavico ritardo italiano. È prevista all'articolo 10, ma va rafforzata in modo consistente. La contropartita che va richiesta sta nella infrastruttura sportiva come nuova centralità urbana, sistema di trasporti leggeri, fonti energetiche rinnovabili, interventi di riqualificazione ambientale, centri di formazione sportiva e scolastica, lotta quindi alla dispersione scolastica e sportiva, digitalizzazione ed altro. Va introdotto il rapporto tra le università e i centri di ricerca e specializzazione, per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani professionalità. La qualità dei dirigenti è la priorità delle priorità del calcio italiano. Concludo. L'Aquila Calcio 27 è pronta e sta lavorando per attuare un modello avanzato, azionariato popolare, progetti in corso per ristrutturare lo stadio. A dicembre prossimo 21 iniziano i lavori. Trasformando in un luogo per una nuova centralità urbana, nuovo centro sportivo giovanile, in atto confronto con l'università per trasformare lo stadio Gran Sasso in aula universitaria, squadra femminile in Serie C, progetto sociale con particolare attenzione alla disabilità ancorata al territorio, crowdfunding. Ecco qui cosa voglia dire azionariato popolare. È possibile per il legame forte, trasparente, appassionato, indissolubile con la città e con il territorio. E quindi è una forma che riapre anche la partecipazione. Grazie Presidente. Ci sono interventi dei colleghi? No? Allora la ringrazio del suo contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie di essere intervenuto.